I've been everywhere, man, looking for someone, someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. Where have you been? 'Cause I never see you out. Are you hiding from me? Yeah. Somewhere in the crowd. Buonasera, sono Miriam Volpe, sono un'allieva della scuola Itsegal. Ci troviamo alla Fiera del Levante, questo è lo stand dei massaggi olistici, un benessere per il corpo e per l'anima. In questo momento effettueremo, io e la mia collega Liliana, un thai però non il solito thai, ma un thai olistico, quindi che va sia a decontratturare tutto il corpo, ma a dare anche un sollievo al corpo e all'anima. Dopodiché vi saluto e buona visione. Siamo naturalmente ancora nel padiglione Bari Beauty Show in compagnia del coordinatore didattico della scuola di estetica e poi con uno degli organizzatori. Mi chiamo Tobia Visaggio, sono il coordinatore didattico della scuola di estetica Il Sedal e ci occupiamo appunto del percorso formativo relativo alla qualifica professionale di estetista e di specializzazione estetista. Finalità di questo percorso formativo è quello di creare dei posti di lavoro rivolti chiaramente ai giovani, supportati da un diploma riconosciuto non solo a livello regionale ma anche italiano e europeo. La nostra scuola spicca più che altro per quanto riguarda le attitudini e la sensibilità che rivolgiamo a tutto il comparto olistico nelle discipline e nelle tecniche di massaggio e nella specializzazione dei profili trucco che possono svilupparsi proprio nell'ambito sempre professionale dell'estetista. Organizzatore di Bari Beauty Show. Sì, sono Vincenzo Lemma e organizziamo questa manifestazione di estetica, congiuntura e benessere. È una fiera di tipo B2B, una fiera per operatori. Però è uno studio, dopo molti anni di esperienza per averla fatta sia a Roma, a Firenze e in altre parti d'Italia, l'innesto tra una fiera di tipo B2B, cioè prettamente per operatori, e l'unica ormai, se mi permettete, rimasta manifestazione grande in Italia di tipo appunto B2C, rivolta al consumatore finale. Io ritengo che questo binomio potrà far da dare dei esempi al mondo fieristico nazionale, che ha un momento di crisi. Ci sono centri fieristici poi ormai che chiudono, in difficoltà anche qui da dove parliamo abbiamo vissuto dei momenti di difficoltà, però quest'anno è di gran lunga significativa la crescita, sia in termini numerici che in termini di qualità di prodotto offerto.